davanti alla legge si erge il guardiano della porta. A questo guardiano si presenta un campagnolo chiedendo di entrare nella legge, ma il guardiano dice che adesso egli non gli può concedere d'entrare. L'uomo riflette, poi domanda se gli verrà dunque permesso di entrare più tardi. È possibile, dice il guardiano della porta, ma adesso no. Siccome la porta della legge rimane, come sempre, aperta e il guardiano si scosta, l'uomo si china per guardare nell'interno. Il guardiano nota questo, ride e dice: se ti attira tanto, cerca un po' di entrare nonostante il mio divieto, ma rammentati di questo: io sono potente e io sono soltanto l'ultimo dei guardiani. Davanti a ogni sala sta un guardiano e ognuno è più potente dell'altro. Già l'aspetto del terzo è tale che nemmeno io lo posso sopportare. Simili difficoltà il campagnolo non se le era aspettate, eppure la legge dovrebbe essere accessibile a tutti e sempre, pensa. Ma ora, guardando più da vicino il guardiano nel suo mantello di pelliccia, col suo grande naso aguzzo, la lunga barba da tartaro, sottile e nera, decide che sarà meglio attendere che gli diano il permesso di entrare. Il guardiano gli porge uno sgabello e permette che si segga un po' in disparte dalla porta. Là egli rimane seduto durante giorni e anni. Fa numerosi tentativi per essere ammesso e stanca il guardiano con le sue suppliche. Spesso il guardiano gli fa subire piccoli interrogatori, gli pone domande sulla sua patria e su molte altre cose ancora, però sono domande poste con indifferenza, domande da gran signore, e alla fine gli ripete sempre che non può lasciarlo entrare ancora. L'uomo, che si è ben attrezzato per il viaggio, adopera tutto, anche le sue cose più preziose, per corrompere il guardiano. Costui accetta tutto. In verità, però, aggiunge: io l'accetto soltanto perché tu non creda di avere trascurato qualcosa. Durante tutti questi anni l'uomo osserva il guardiano quasi ininterrottamente. Egli dimentica gli altri guardiani e questo primo gli sembra essere l'unico ostacolo. Maledice la mala sorte nei primi anni senza riguardo e a voce forte, più tardi, invecchiando, borbotta soltanto fra i denti, rimbambisce. E siccome a forza di esaminare il guardiano durante tanti anni ha finito anche col conoscere le pulci della sua pelliccia, prega anche le pulci di venirgli in aiuto, mutando l'umore del guardiano. Alla fine la sua vista si indebolisce ed egli non sa se tutto si oscura intorno a lui o se sono soltanto gli occhi che lo ingannano. Ben riconosce però adesso nell'oscurità uno splendore incancellabile che scaturisce dalla porta della legge. Ormai non gli resta più molto da vivere. Prima della sua morte, tutte le esperienze di tanti anni accumulatesi nella sua testa fanno nascere una domanda che sino a oggi egli non ha ancora posta al guardiano. Gli fa cenno con la mano perché non riesce più a raddrizzare il suo corpo irrigidito. Bisogna che il guardiano si chini ben in basso, poiché la differenza di statura è mutata assai a svantaggio del campagnolo. «E che vuoi sapere ancora?» domanda il guardiano. «Sei insaziabile?» «Tutti aspirano alla legge», dice il campagnolo. «Com'è dunque che in tanti anni nessuno oltre a me abbia chiesto d'entrare?» Il guardiano capisce che l'uomo sta per spirare e per farsi sentire ancora dal suo orecchio quasi sordo ruggisce. Qui nessun altro poteva entrare, perché questo ingresso era destinato soltanto a te. Ora me ne vo e lo chiudo.